Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale. Buon pomeriggio a tutti e ben trovati all'ascolto, e naturalmente come sempre questa musica è quella che introduce il secondo mercoledì del mese la rubrica che ormai conosciamo veramente, la più antica di tutti, quindi Orizzonti Multimediali, ormai la conosciamo a memoria, è la rubrica dell'Invat curata da Marino Attini anche insieme a Rocco Clementelli, che ci parla del mondo, delle novità nel mondo della tecnologia e non solo, insomma, anche di tutte in generale quelle che possono essere magari degli oggetti, delle tecnologie che però vengono provate, no? Quando si parla di smart in generale, per quello che riguarda la domotica, la casa e quant'altro. Dunque, oggi io so che Marino è collegato da un posto un po', in una postazione un po' inusuale, mi auguro che tutto possa procedere in maniera normale. Vediamo se è già collegato con noi. Ci sei, Marino? Buongiorno, buongiorno. Ma sì, ti sento anche benissimo. Ti saluto dai tappi roulant dell'aeroporto di Fiumicino. Ecco, infatti, in infatti. A proposito di tecnologia, ecco, stai testando. Sì, esatto, il posto più inusuale che ho mai trovato per condurre una trasmissione, ma noi facciamo di tutto di più. È vero. Quindi, tutto ben ritrovati dopo la pausa estiva a tutti quanti. Soprattutto a Chiara e i tecnici di Sless Radio che sono sempre presenti e squisiti. Oggi è una puntata che sulla quale non potevo mancare, perché avremo una serie di argomenti molto interessanti. Parleremo dell'IFA, che è la fiera della domotica che si svolge a Berlino, che quest'anno compie 100 anni. Avremo naturalmente le nostre rubriche, che è Vivere in Casa Smart, avremo il nostro Roberto Scano. E poi avremo anche un'anteprima molto importante, perché è un lavoro che abbiamo condotto durante l'estate, diciamo, io con Rocco Clementelli e Sergio Prelato, ai quali ovviamente si affiancheranno anche gli altri. È un'anteprima mondiale. Ciao Rocco, un'anteprima mondiale. Ciao. Vi racconteremo di un libro che stiamo finendo di confezionare, di scrivere, che spero sia un grosso aiuto questa volta proprio per i soci dell'Unione Italiana Ciechi, vedenti, ipovedenti e non vedenti, quindi per tutti, che si chiama La Casa del Presente. Ecco, questo è proprio un'anteprima assoluta, così, prima della IT News, così vi teniamo ovviamente tutti in ascolto. E mentre io finisco di percorrere il mio tapirulan, stando attento a non inciampare, direi che, se Chiara è d'accordo, i tecnici anche, facciamo la tradizionale annuncio e ci ascoltiamo all'ICT News. ICT News. Tecnologie al nostro servizio. Il mitico Adriano Pappalardo cantava "Ricominciamo" con intensità ed energia. E noi, con ancor più enfasi e la nostra energia, ovviamente energia rinnovabile visto il nostro DNA, siamo pronti ad inaugurare quest'anno e a stupirvi con effetti speciali. Ricominciamo Orizzonti Multimediali con una fantastica super mega puntata di settembre. Le news. Vivere in casa smart. Focus accessibilità. IFA 2024. La casa del presente? Ah già, riprendiamo alla grande, i titoli sono interessantissimi. Ma ora che li ascoltiamo nel dettaglio, dovrete usare entrambe le mani per chiudere la bocca aperta dallo stupore. Vivere in casa smart. Un nostro amico, il domotico Vito, ci aprirà letteralmente le porte di casa sua. Sì, proprio così.
ci descriverà la nuovissima serratura smart arrivata direttamente da SwitchBot, la tecnologia SwitchBot Lock Pro, serratura digitale intelligente per ingresso senza chiave. Focus accessibilità. Eccolo. Poteva mancare il nostro espertissimo, il mitico Roberto Scano. Direttamente da qualche angolo del pianeta ci svelerà i nuovi fatti sul mondo delle accessibilità digitali. IFA 2024. Tutto il meglio della Fiera della Tecnologia di Berlino. Il titolo è già un programma. Orizzonti Multimediali è come sempre la vetrina intergalattica sulle nuove tecnologie. Non potevamo mancare in Fiera Berlino per curiosare sulle mille novità più o meno utili, ma sicuramente super tecnologiche. La casa del presente? Di cosa si tratta? No, amici, non è una nuova rubrica di domotica, ma un fantastico ed entusiasmante progetto del GDL4 ed INVAT. Ma oggi sono dispettoso e non vi dirò altro. Lo scoprirete solamente se rimarrete sintonizzati su Slash Radio, su Orizzonti Multimediali. Sarà settembre. Sarà un'impressione. Sarà forse un'emozione ritornare. Sarà tutto fantastico. Saremo con i superconduttori, super abbronzati, super preparati, super fantastici Chiara Maria e Marino. Tra qualche istante live. Intanto, Alexa, alza il volume, che Orizzonti è ricominciata. Super abbronzati ancora per poco, se continua a diluviare e non riusciamo a mantenere la tintarella al mare il fine settimana, sì, infatti, Marino? Infatti, bisogna cercare di difenderci, l'estate deve continuare. Io sono uno di quelli che a Trieste chiamiamo sariandola, che vuol dire lucertola, e che sono sempre sotto il sole, quindi è la mia passione, quindi speriamo che il bel tempo continui assolutamente. Speriamo, bene, dai. A parte le battute, incominciamo questa puntata. Sì. Salutiamo anche Rocco, Abbiamo Rocco collegato, che tra l'altro so sì, che sì. Buonasera a tutti, bentornati. Il nostro storico Rocco, saluto anche Vito, che ho visto che è collegato anche lui, e Roberto. Allora, io direi che incominciamo proprio con il tema principale, quello a cui ci teniamo, appunto, che riguarda il GDL4, cioè il gruppo di lavoro vita indipendente che io ho il piacere, l'onore e la gioia di coordinare, e col quale abbiamo già realizzato, e Chiara lo sa bene, anche Luisa, che ci hanno dato un grandissimo supporto, il volume La città del presente, sì. Che era un volume che è stato pubblicato, ma dedicato per lo più agli addetti ai lavori. Questa volta invece abbiamo pensato di realizzare questo secondo volume, chiamiamola, di questa nostra enciclopedia, che si chiama La casa del presente, che invece vuole raccogliere tutte quelle che sono le novità, i suggerimenti che possiamo dare perché la domotica possa dare una mano non solo alle persone con disabilità, ma un po' a tutti. E quindi, siccome ci sono in questi ultimi anni, anche in questi ultimi mesi, direi, tante notizie che noi abbiamo raccolto anche durante le nostre puntate di Orizzonti Multimediali, noi ci siamo presi la briga di fare un po' un sunto della situazione e di raccontare, diciamo, stanza per stanza, dall'ingresso in casa a tutto quello che può essere anche la vita quotidiana, tutte quelle novità o quelle prospettive, diciamo, che la domotica offre o offrirà in questo senso. Quindi è un lavoro che abbiamo approfittato di approfondire durante le vacanze, mentre eravamo distesi sulla nostra brandina oppure in treno che stavamo andando in vacanza, proprio perché, lo sapete, insomma, io e Rocco in particolare siamo molto appassionati di queste tematiche e cerchiamo di seguire, insomma, per quanto sia possibile, tutte le novità. Abbiamo avuto un prezioso aiuto da parte di Sergio Prelato, che sarà collegato anche lui oggi con noi. Perché? Perché Sergio ovviamente ha già un'importante esperienza nella stesura di libri. Lui ha già scritto alcuni volumi ed è ovviamente colui che ha fatto un po' da collante a questi nostri articoli, a queste nostre idee, che a volte, sai, possono anche risultare un po' troppo tecniche, e invece è bello anche metterci un po' di fantasia, un po' di stile
nel rendere il volume molto piacevole nella lettura. Speriamo di riuscirci, e ovviamente ci vorrà ancora qualche mese, però siccome un po' già se ne parlava nei social, insomma, ci sono già delle voci, avremo piacere proprio di utilizzare, di dirlo, di raccontarlo proprio nelle nostre rubriche. Per cui io passerei la parola a questo punto al nostro Rocco, che appunto assieme a me ha condotto questa avventura e che può raccontarvi un po' come è strutturato il volume. Benissimo. Beh, Rocco, vai. Ciao, allora, sostanzialmente non è un manuale tecnico, voglio specificare questa, perché altrimenti poi diventava un po' un prontuario, no? per gli esperti. Invece no, è un libro che è stato dedicato soprattutto a gente che è un po' profana, no? dell'argomento, per farle capire la vera essenza della domotica, il vero significato di avere una casa smart, e quindi con tutti i passaggi. Poi Sergio è stato bravissimo, che, come diceva Marino, l'ha fatta diventare una storia, e con tutti poi i contenuti tecnici che abbiamo, i contributi che abbiamo dato io e Marino, e non solo, anche ci sono anche delle firme importanti, poi scoprirete man mano, non sto qui a darvi l'anteprima, però diciamo che per chi, come Sergio ad esempio, vi faccio un esempio, Sergio era molto scettico, e quando ho cominciato a leggere poi i vari articoli, i vari contenuti che abbiamo inviato per creare il libro, dice, ma sai che mi avete convinto? Quindi il nostro scopo è quello di far capire alle persone l'utilizzo di una tecnologia ormai accessibile a tutti, con costi anche abbastanza contenuti, e i vantaggi che tutto questo può dare. Quindi io invito gli amici qui della radio ad aspettare con ansia questo libro, che uscirà presto, mi auguro, perché comunque dobbiamo ancora... Ci sono i lavori di fine, no? Come quando finisce una casa, che i lavori di fine sono quelli più importanti poi per vedere il risultato che arriva, no? Quindi vi aspettiamo, e vi do già l'appuntamento in anteprima con High Tech della settimana prossima, dove rilanceremo l'argomento con Marino e Sergio. Benissimo. Ecco, va aggiunto a questo che ha detto Rocco, il fatto che innanzitutto sottolineo e approvo il fatto che bisogna, il nostro intento sarebbe quello non tanto di dare proprio delle informazioni tecniche specifiche, perché poi sappiamo che in questo settore qua basta che arrivi un aggiornamento nuovo, che ci sia una nuova release, che passi un mese e le cose cambiano. È proprio un discorso concettuale, cioè tanta gente sente questa parola domotica, ma specialmente i più scettici non si avvicinano nemmeno a questa parola, ne hanno un po' il timore. Ecco, lo scopo di questa pubblicazione è proprio quella di cercare di rassicurare o spiegare a queste persone che sono un po' scettiche, che naturalmente noi rispettiamo assolutamente, perché non hanno le informazioni o sono inondati di informazioni che poi alla fine confondono. Il nostro scopo è proprio quello di cercare di fare un po' di chiarezza, e poi ognuno sceglierà, perché c'è qui la persona che preferisce avere la serratura elettronica piuttosto che la persona che preferisce che le serrande si aprono da sole perché ha dei problemi fisici nell'utilizzare le stringhe per aprire la serranda, piuttosto che in una lavatrice smart, perché si trova più a suo agio magari a programmare la lavatrice usando VoiceOver e il proprio telefonino senza avere delle difficoltà. Ecco, questo è un po' il concetto. Va detto che il libro ci sono dei capitoli che sono più, diciamo, tecnici, e poi c'è ovviamente un indirizzamento, perché per fare tutto questo noi abbiamo bisogno di un supporto che permetta di capire più tecnicamente se dobbiamo installare un'applicazione, se dobbiamo provare un elettrodomestico, se dobbiamo essere rassicurati su un acquisto, e questa è la funzione di Invat. Quindi ovviamente all'interno del volume viene dedicato un capitolo proprio a quelli che sono dietro le quinte, quelli che lavorano continuamente nel testare queste applicazioni, nel risolvere i problemi tecnici, che sono poi quelli più difficili da,
da risolvere, nei quali ci troviamo quotidianamente ad affrontare un problema di inaccessibilità di un'applicazione, un problema di blocco perché non si capisce perché la lavatrice non fa determinate cose, eccetera, eccetera. Quindi è uno stimolo in più a reindirizzare le persone ad utilizzare InVAT. Però prima di utilizzare InVAT è giusto dare alle persone una chiara linea, diciamo, di informazione su queste cose qua. Per cui io ringrazio fin d'ora a tutti, perché i componenti del GDL4 che a suo modo, chi più chi meno, hanno collaborato assieme a noi o ci hanno comunque stimolato su certi argomenti. Per esempio Vittorino Biglia ha fatto un simpatico paragrafo tutto dedicato al cane guida in casa, quali possono essere le apparecchiature che possono essere dedicate a questo. Abbiamo avuto addirittura delle aziende che hanno collaborato con noi, come Ital Design. Beh, dille. Sì, Ital Design, Amazon, Smeg, quindi nomi importanti che ci hanno anche dato prestigio alla nostra pubblicazione, ed è stata è una bellissima esperienza, insomma. Per cui abbiate pazienza ancora un po', però era giusto anticipare e condividere con gli amici di Orizzonti Multimediali questo lavoro che stiamo facendo. Magari sotto l'albero di Natale si troverà. Ecco, noi ci aspettiamo che ci sia sotto l'albero. Naturalmente sapete che c'è una fase di editing, di pubblicazione, e su questo il nostro ufficio stampa sono stati straordinari per quanto riguarda la città del presente, e sono sicuro che lo saranno altrettanto anche per la casa del presente, anche perché naturalmente c'è da dare un'impaginazione, un'eleganza, e anche ovviamente delle fotografie. E naturalmente, come è successo per la città del presente, anche per la casa del presente ci sarà la versione accessibile PDF da poter scaricare per tutti, la versione EPUB e la versione in audiolibro. Quindi state tranquilli che naturalmente il volume sarà per tutti, assolutamente. Ecco, io direi che abbiamo dato questa anteprima, mi piaceva farlo proprio perché gli amici di Orizzonti Multimediali, di iTech, ci seguono sempre, ed è giusto che gli raccontiamo queste belle novità. E io adesso darei di nuovo la parola a Rocco, perché so che c'è Vito, che ringrazio, che è collegato con noi, proprio per vivere, come facciamo sempre, vivere la casa smart, quindi vivere un pezzo anche della nostra pubblicazione direttamente dagli utilizzatori. Per cui passo la parola a Rocco per così, questa parte, per questo blocco di trasmissione. Sì. Okay, vai, perfetto. Rocco. Sì, allora abbiamo Vito, penso che sia online, giusto? Ciao Vito, buonasera. Buongiorno. Eccolo. Tutti, buongiorno, eccolo qui. Ciao. Allora, cosa hai installato nella tua casa smart? Beh, l'ultimo giocattolo che mi sono dotato, vabbè, non parliamo di giocattoli perché comunque parliamo di alta tecnologia che viene comunque racchiusa in una piccola scatola, ho dotato appunto la mia casa della serratura smart della SwitchBot. Già da tempo si sentivano parlare di altre serrature anche più blasonate, più costose. Ho voluto credere a questa società, a questa azienda americana, che ha investito appunto la passione della tecnologia e la semplicità nei loro prodotti. Leggendo un po' di qua e un po' di là tutti gli youtuber, sono atterrato su questa decisione anche sotto l'aspetto economico. Mi ha convinto maggiormente perché, sai, per smartizzare e domotizzare la nostra casa investiamo in tutti questi anni comunque tanti soldi, e certe volte ci ritroviamo appunto di acquistare comunque diversi oggetti perché c'è una funzione in più, c'è una miglioria in più, c'è una miglior accessibilità della stessa tecnologia per poterla utilizzare da parte nostra, e quindi, sai, l'economia sui pezzi è anche bene, bene rispettarla. Ho creduto, ho aspettato il Prime Day, dove appunto si può risparmiare qualcosa quest'anno, e finalmente ho acquistato un kit variegato di SwitchBot, di prodotti smart della SwitchBot, tra cui appunto la famosa serratura smart. A mio avviso la reputo interessante, facile da installare,
ma anche da usare, e la sua personalizzazione comunque è eccellente perché risponde a molte delle esigenze che una persona qualunque per entrare in casa, magari se ha perso le chiavi o ha dimenticato le chiavi in casa, vorrebbe entrare, lo può fare ora tranquillamente anche con questa serratura smart che non va appunto a stravolgere o a dover intervenire con interventi mirati e più pesanti sulla nostra porta blindato, portone o il di legno che sia. Personalmente l'ho installata avvalendomi appunto di un occhio di un amico, però penso che sia comunque molto alla portata di tutti perché è facile, ci sono comunque le guide in linea o dall'app stessa. Poi, per chi ha passione e si informa dai vari Poi la Switchbot mi sembra che nel kit ti mette proprio tutto, giusto? tutto e anche di più, perché comunque, come poche altre marche, ti mette comunque gli strumenti per l'installazione, ti mette tutto per la pulizia della parte dove sarà comunque installata e poi ti aiuta passo passo alla sua installazione e a spiegarti comunque nel senso generale appunto il suo utilizzo. Mi è piaciuta anche perché essendo non vedente, avvalendoci appunto della sintesi vocale comunque sullo smartphone, la sua accessibilità all'app e la sua accessibilità la gioca molto. Sai, se installiamo questo oggetto e non possiamo utilizzarla con il nostro smartphone, lascia ben poco all'utilizzo. Sì, poi Mentre diciamo che la Switchbot è un'azienda che ha risposto alle nostre richieste di migliorare l'app e lo sta facendo, quindi va dato merito a questa società. sì, infatti, proprio riportava in uno degli ultimi aggiornamenti proprio l'indicazione delle migliorie per gli utilizzatori di VoiceOver. E allora, ritornando a questa serratura, l'azienda dichiara che è possibile azionare la serratura in 15 modalità. Sono tante 15 modalità. Se arriviamo anche a 5, a 6, a noi penso che più che basti, però le 15 modalità servono appunto per la sua versatilità. Io ho potuto appunto attivare, allora premetto, la serratura si può sbloccare o fisicamente dal suo pulsante, posto anteriormente alla serratura che va installata all'interno di casa, o dallo smartphone, quindi dall'app, o tramite impronte digitali, o tramite codici temporanei e permanenti, o se no anche semplicemente con una scheda, come siamo abituati a fare in un hotel, con la card su cui è installato l'NFC. Li ho potuti provare perché con il kit il bundle che ho acquistato, la serratura era dotata sia di tastierino touchpad che va montato appunto all'esterno della nostra porta e in più anche l'hub Switchbot Mini, perché con l'hub Switchbot Mini permettiamo appunto di far accedere alla serratura per il tramite di internet a tutte le nostre applicazioni e i nostri assistenti vocali. Quindi, che dire, posso azionarla con una routine, posso dire ad Alexa di chiudere la serratura, lo posso dire anche ora a Siri, perché comunque appunto con lo Switchbot Mini e anche lo successivo Switchbot 2 non sono altro che i nuovi hub della Switchbot abilitati al protocollo Matter, di cui sappiamo bene che si avvale appunto la tecnologia HomeKit di casa Apple e non solo. Quindi che dire? Insomma, ora a casa posso entrare tranquillamente anche senza chiavi. È comodo appunto sapere che arrivando sul pianerottolo posso aprirla appunto con un dito o anche addirittura con la geolocalizzazione posso appunto
potuto sbloccarla solo con la mia presenza e avvicinando appunto il mio telefono. Quindi se hai la spesa in mano si apre da sola praticamente. Praticamente sì, praticamente sì. Non è, non è facile da essere sbloccata in altre modalità, cioè garantisce comunque l'azienda con il la sua codice di criptazione il massimo della sicurezza. Poi ragazzi, possiamo entrare con la serratura elettronica, possiamo entrare con le chiavi, ma rimane sempre la buona consapevolezza che se i ladri vogliono entrare in casa sono solo degli impedimenti temporanei se vogliono veramente entrare. Quindi mettere in discussione una serratura elettronica con una chiave magari meno sicura è sbagliato, perché chi vuole entrare comunque trova altri rimedi o altri buchi per poterci entrare in casa. Mi pare ovvio questo, purtroppo. Su questo ancora non hanno inventato nulla di così, diciamo, efficace, esatto, esatto. Al 100%. Infatti, meritava un'altra cosa da dire della società Switchbot e appunto degli hub che possiamo appunto installare in casa, che possono diventare una centralina universale per tutti gli oggetti Switchbot, perché la società ha confezionato anche tutti gli altri strumenti da collegare appunto agli hub, alle centraline Switchbot, per poter appunto gestire tanti altri. Aggiungerei anche tutti i dispositivi che utilizzano il Metric, il protocollo universale, diciamo, che si sta creando adesso. Esatto, esatto. Il suo hub, la centralina hub della Switchbot, è anche un clonatore di telecomandi a raggi infrarossi, intendiamo i telecomandi a raggi infrarossi, quelli che comodamente già utilizziamo in casa, come quello della televisione, quello del condizionatore, dell'impianto Wi-Fi, ecco, scusate, della confusione. E li ho sostituiti al vecchio e buon caro Broadlink, perché ho riconosciuto comunque la sua facilità di configurazione e le maggior funzionalità che sono integrate nei vari telecomandi clonati che si vanno appunto a creare per la gestione di alcuni elettrodomestici che per i non vedenti sono ancora ostici ad essere utilizzati. Benissimo, benissimo. Quanto costa? Piccolo allora, particolare. Cioè, allora, di solito sono le donne a fare questa domanda. Allora Chiara, chiedi tu quanto costa. Io non chiedo mai, se una cosa mi piace me la compro, devo essere sincera. Oh, brava Chiara. Allora, poi certo, se sparano cifre assurde, no vabbè, si fa rate. Allora, no, quanto costa? Non volendo fare pubblicità ai vari marchi, un bundle completo con serratura, centralina, quindi hub e tastierino, io l'ho potuto comprare nel Prime Day, ma qualche volta si ripresentano, sai, con le varie offerte che portano sul nostro negozio virtuale più accessibile, ammettiamolo, Amazon. L'ho potuto comprare anche a 179. Però possiamo comprare singolarmente la serratura all'incirca 109-139 euro e possiamo utilizzarla magari in quel caso solo con il telefono. Con il tastierino numerico sarebbe l'ideale. Il prezzo pieno del bundle dei tre dispositivi, il prezzo pieno attuale è comunque 239 euro, un po' meno rispetto alla sola serratura di altre marche che sono già in circolazione, che ammettiamo anche alla loro accessibilità. Lo trovo comunque un prezzo vantaggioso. Sì, sì, infatti. Tra l'altro vorrei aggiungere che oggi proprio la Switchbot ha presentato il rilevatore
di fumi, di inquinamento in casa, quindi è un sensore che si può posizionare nelle nostre case che permette appunto di rilevare se c'è insomma troppa dianidride carbonica o se in cucina c'è una fuga di gas e quant'altro, oltre a essere cioè, oltre a gestire anche l'umidità e la temperatura. E mi è arrivata la mail proprio oggi, quindi è un'azienda che lavora tanto, volevo sì, aggiungere solo questo. L'ho ricevuta anche io, però la mail la reputo ancora non molto accessibile, perché a parte i link che ti portano poi direttamente su Amazon, c'è solo un oggetto che è l'oggetto che dà appunto l'idea della mail stessa. Comunque, come appunto il rivelatore di fumo, la Switchbot ha prodotto diversi oggetti per rendere smart la nostra casa, come ad esempio le classiche lampadine smart, i termometri ambientali sia da esterno che da interno, quindi appunto resistente all'acqua, l'app tenda motorizzata, un dito virtuale che può essere montato in sostituzione magari delle smart sui vari pulsanti che possono essere attivati. E poi sentivo anche un buon prodotto come robot per la pulizia. Sì, ha fatto il robot più piccolo del mondo. Infatti, il robot più piccolo, con una base appunto di ricarica per l'acqua e lo scarico dell'acqua sporca, e un'altra base per lo scarico della polvere. Quindi è orientata appunto a renderci la vita facile in casa. Benissimo. Ecco, io direi una cosa, che l'appetito viene mangiando, cioè l'esposizione di Vito, siamo partiti con la serratura elettronica, di cui io vi dico non mai più senza, perché io ho montato la Nuki, di cui abbiamo fatto il servizio in Orizzonti Multimediali alcuni mesi fa, diciamo che adesso sono come Sweetbox e altre che ovviamente hanno parificato il prodotto, però decisamente una cosa utile. E poi la cosa bella è proprio che si va sostanzialmente a parlare di un po' di tutti gli argomenti della domotica. Queste aziende spaziano a 360 gradi, però chi non ha questo tipo di conoscenza chiaramente si trova un po' spaesato, no? Tra l'altro, ringraziando Vito per questa Vito. Chiarissima esposizione, approfitto perché mi sembra che sia collegato anche il nostro Sergio Prelato. Allora, siccome prima abbiamo parlato appunto della casa del presente, e lui è un po' il regista, quello che ha messo insieme un po' le cose e le ha rese più simpatiche, più accattivanti, io lo coinvolgerei un attimino prima di passare poi la parola a Roberto Scano invece per la sua rubrica. Sergio, ci sei? Ci sono. Ciao, bene, Sergio. Bene. Ciao Chiara, ciao a tutti. Buonasera, allora, grazie per l'ospitalità. Ciao Sergio. Figurati. Sergio, se vuoi dire anche tu due parole sulla casa smart. Noi abbiamo raccontato, diciamo, delle finalità più tecniche, diciamo, di quello su cui io, Rocco e tutti noi siamo un po' appassionati, che stiamo portando avanti per far conoscere. Però tu sei quello che un po' ci ha messo un po' del suo, cioè un po' di fantasia, un po' di frasi particolari, e ha messo assieme questo puzzle, per cui magari se hai piacere di raccontarlo dal tuo punto di vista. Allora, grazie Marino. Intanto saluto l'amico Vito, che è stato mio collega, nonché carissima persona, quindi è competentissimo, quindi lo saluto. La casa del presente è un'idea che è nata per divulgare ai babbani come me, ai non addetti ai lavori, questa grande opportunità della casa domotica, che non è per niente difficile. Bisogna avvicinarsi, bisogna familiarizzare ognuno per quello che serve, e soprattutto ho avuto il privilegio di leggere un sacco di articoli. A un certo punto ho detto, ma qui bisogna assolutamente raccogliere questi articoli, anche specialistici se vogliamo, però molto chiari, divulgativi e semplici, e renderli
e divulgarli in una pubblicazione, siccome io ho la mania dei libri, e quindi ho cominciato a tartassare Rocco e Marino, eccetera, e quindi ho fatto come il vigile urbano di Alberto Sordi, io ero in mezzo alla rotonda e mi arrivavano tutto questo materiale e l'ho assemblato, e soprattutto loro, Rocco e Marino, non lo sanno, ma se io non capivo una cosa gliela restituivo, no? Siccome ho capito tutto, quindi ho capito che se capisco io possono capire tanti, e abbiamo assemblato la cosa. Però perché non divenisse un manuale tecnico? Cioè lo è, ma nello stesso tempo deve essere accattivante, come diceva Marino. Io ho utilizzato il cinema, quindi per ogni capitolo, per ogni introduzione, ho messo sempre una scena un po' divertente del cinema, no? Per dire, nel caso della serratura, per anticipo, non so se l'avete già detto, comunque ho citato un po', aprite quella porta, no? Di solito i film dell'horror, non aprite quella porta, no? E cosa fanno? I protagonisti aprono quella porta, vanno in cantina e poi si lamentano che li fanno fettine. Quindi io prendo un po' in giro la cinematografia horror e poi da lì introduciamo gli argomenti in maniera molto soft, molto, molto ridanciana, molto semplice, però sempre poi portando per mano il lettore, almeno questo sarebbe la nostra intenzione, speriamo di riuscirci, nel mondo della domotica in maniera rigorosa. Non gli diciamo bugie, gli diciamo i limiti, le potenzialità, le marche e tutte cose che poi tra l'altro sono state testate da persone non vedenti e ipovedenti, sono state testate dall'INVAT, quindi citiamo tutto ciò che c'è dietro questo tipo di informazione, perché noi non ci permetteremo mai di dare informazioni così aleatorie. Ma soprattutto mi sono molto divertito e abbiamo coinvolto parecchie ore del nostro tempo in questo, e adesso siamo nella fase finale e chiaramente poi chiederemo pareri, valutazioni e quant'altro, però mi sono molto divertito e soprattutto mi sono seduto dietro il banco e mi sono beccato la lezione della domotica, che è veramente affascinante, per cui io che ho solo Alexa naturalmente piano piano comincerò ad attrezzarmi, perché è veramente troppo comoda e sarebbe una stupidaggine rinunciarvi. Grazie Sergio, sempre squisito nell'esposizione. Grazie Sergio, sì. grazie a voi. Buona continuazione. Chiara, che dici? Grazie Sergio. Vuoi fare un break? Vuoi prendere fiato? Io ho già fatto il passaggio di polizia, per cui sono abbastanza tranquillo. Però direi che facciamo un piccolo break musicale, anche per dare onore ai nostri tecnici che scelgono sempre dei brani eccellenti, e poi diamo lo spazio. Allora. Scusandoci ovviamente per averlo lasciato più nella parte terminale del programma, il nostro Roberto Scano. Assolutamente. Allora, Max Alessio, andate pure, scegliete Vobis. Marino, andava bene? Eccoci qua, ma sempre, sai, le musiche, queste canzoni, questi brani degli anni 80 sono rimasti nella storia, per cui c'entrano sempre l'obiettivo, i nostri tecnici, che saluto caramente. Allora andiamo avanti, abbiamo ancora pochi minuti, purtroppo abbiamo sempre tanti argomenti. No, per fortuna. Naturalmente INVAT non fa soltanto verifica delle applicazioni, non fa soltanto consulenza, ma lavora tanto anche nel monitorare e nel cercare di gestire i diritti per quanto riguarda l'accessibilità dei software, e vi assicuro non è una cosa facile, anche perché è una cosa che continuamente cambia la sua metamorfosi. Roberto Scano è a capo di questa attività, che tra l'altro è impegnativa e vede anche in questo ultimo periodo, anche negli altri stati, cominciano ad esserci le cause verso le aziende, perché l'accessibilità non c'è. E quindi sulla base di questo, sulla base di quello che abbiamo parlato anche dell'overlay, io passerei proprio a Roberto con la sua rubrica per vedere un po' il quadro della situazione in questo momento, in questa complessa realtà che poi ci vede in primo piano a tutti quanti. Roberto, ciao, buongiorno. Grazie mille, ciao a tutti. Io speravo che la polizia ti fermasse, ma invece anche stavolta sei passato.
Bene, allora, diciamo, la tematica è molto molto interessante. Su questo poi tra l'altro ho trovato un articolo che ho preparato sul sito di INVAT con più dettaglio, ma sono due casi internazionali particolarmente interessanti. Interessanti perché? Perché parliamo comunque di azioni giudiziarie a tutela contro, diciamo, la discriminazione digitale in nazioni dove non ci sono delle specifiche leggi che obbligano all'accessibilità informatica. Quindi mentre noi in Italia abbiamo la legge Stanca, come sapete, che obbliga le pubbliche amministrazioni, le grandi aziende ad applicare l'accessibilità, in altri casi si sono chiaramente basati sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. E questo è un precedente non da poco, perché di fatto ci fa capire che il diritto all'accessibilità non deve essere sancito da specifiche leggi in ambito digitale, ma si può rivalere su altre normative. Come Marino Sarri abbiamo sempre detto, anche noi in ambito nazionale sul diritto al lavoratore con disabilità di avere adeguata postazione di lavoro, di non essere discriminato rispetto agli altri colleghi, con il 216 del 2003, oppure la famosa legge 67 del 2006, quella che consente in qualsiasi caso di agire contro chiunque riteniamo ci discrimini in vari ambiti, tra cui anche quello digitale. Ma i due casi che voglio portarvi sono interessanti perché potrebbero essere anche casi, volendo, in ambito nazionale. Il primo riguarda il mondo dell'istruzione. Anche su questo abbiamo fatto degli approfondimenti come INVAT. Sapete che una delle criticità sono i software in ambito scolastico, sia per i docenti con disabilità, sia per i genitori, sia per gli alunni con disabilità, che quindi non possono interagire con queste tecnologie. Beh, in Francia, due anni fa, un po' più di due anni fa, il 22 agosto del 2022, e in pratica c'è stata un'associazione francese che ha denunciato un'azienda che produce un software che si chiama Pronot, che tra l'altro è distribuito anche nel nostro paese, e in quanto discrimina le persone non vedenti, ipovedenti, nel suo utilizzo. E cosa è successo? Vi faccio una sintesi. Questa azienda ha assunto uno sviluppatore non vedente e nel 2022 gli ha detto che avrebbe risolto entro l'autunno del 2023, prendendosi un anno per lo sviluppo. Cosa che comunque non hanno fatto, l'associazione ha fatto causa e tutto, e recentemente il Tribunale di Parigi ha obbligato, diciamo, a rendere accessibile questo applicativo. Addirittura praticamente in Francia c'hanno un'autorità di regolamentazione sull'ambito dell'accessibilità, e il segretario di Stato per le persone con disabilità è stato obbligato a rimborsare l'associazione delle spese legali, perché a seconda del segretario all'inizio di Stato non considerava la richiesta corretta, perché diceva è un'azienda privata, non è un soggetto pubblico, quindi non è soggetto a questa normativa. Mentre il giudice ha detto è una discriminazione, ci appelliamo alla Convenzione ONU e quindi è obbligatorio renderla accessibile. E questo è un caso europeo. Un altro caso che potrà iniziare anche a muoversi in altri ambiti è quello relativo alla mobilità. Noi sappiamo che esistono moltissime app che ci consentono di prenotare i taxi, di prenotare biglietti per i mezzi pubblici, voli, aerei e via dicendo. In India c'è la prima causa in India ad un'azienda privata che offre un servizio che si chiama Rapido. In India si usa molto, non so se lo sapete, il trasporto in bike taxi, li chiamano, con la moto. Devi andare da qualche parte, ti caricano sul motorino e ti portano dove devi andare. E delle persone non vedenti hanno fatto causa dicendo noi non possiamo prenotare questo servizio in quanto l'app è inaccessibile. In questo caso il tribunale di Delhi ha obbligato l'azienda a verificare l'accessibilità, a sistemare le problematiche di accessibilità, e gli ha dato 6 mesi di tempo per farlo. Per ogni giorno di ritardo pagheranno una penale. Quindi che significa? Significa che con iniziative legali, appellandosi alla Convenzione sulle Nazioni Unite, che tutti i paesi bene o male hanno recepito, anche noi l'abbiamo recepita, è possibile che a livello giudiziario vengano abbattute queste barriere.
ma noi non dobbiamo, come abbiamo sempre detto, puntare al contenzioso legale, dobbiamo far capire a qualsiasi soggetto pubblico o privato che la discriminazione, nel nostro caso digitale, è un problema che si risolve acquistando o sviluppando fin dall'inizio prodotti accessibili e conformi. Quindi tendenzialmente la tematica è questa, garantire questa tipologia di sviluppo accessibile by design, non evitare, come in questo caso, che ci siano dei contenziosi a livello nazionale che poi si espandono anche a livello internazionale, perché il problema del software francese Pronot che vende in tutta Europa chiaramente è ampliato anche in ambito nazionale. La cosa interessante, e su questo ho segnalato sia l'Agenzia della Cybersicurezza sia ad Agid, il problema è che in Italia abbiamo per le pubbliche amministrazioni e anche per le scuole una modalità di acquisto che si chiama cloud qualificato. Tutti i prodotti messi in cloud devono superare delle verifiche in termini di privacy e di sicurezza, ma non di accessibilità. Quindi abbiamo dei prodotti a catalogo acquistabili, certificati, diciamo attestati come qualificati da parte dell'Agenzia della Cybersicurezza, che però non sono accessibili alle persone con disabilità. E quindi quello che ho detto è: care agenzie, dovete parlarvi. Non si può essere un'agenzia che rilascia un'attestazione che il prodotto si può utilizzare, ma quel prodotto va a violare un'altra norma, che in questo caso è la discriminazione. E quindi, diciamo, questo è un tema caldo dove magari vediamo anche più avanti, magari anche con l'Unione stessa, di fare un po' di pressione alle autorità competenti perché si parlino su questi temi. Ultima ma non ultima, e vi rubo altri due secondi. E in questo caso su Web Accessibile trovate un articolo relativo a uno studio che verrà presentato a fine ottobre in Canada all'International ICM Singles Conference sull'accessibilità informatica, dove hanno fatto con un panel di utenti dei test sull'utilizzo degli accessibility overlay da parte di utenti non vedenti e ipovedenti, e è risultato che in molti casi non c'è stato un gradimento all'uso di questi prodotti, addirittura in alcuni casi entravano in conflitto anche con le tecnologie assistive. E questo, come sa bene anche Marino, lo ribadiamo sempre, queste soluzioni non sono la soluzione, ma spesso sono un problema. Assolutamente vero, è uno dei temi su cui IVA sta combattendo, e tra l'altro noi stiamo combattendo anche su altri fronti importantissimi. Ricordo il tavolo UNI che abbiamo aperto assieme a grandi aziende, di cui fa parte anche Roberto, naturalmente, proprio sul discorso dell'accessibilità anche degli elettrodomestici, perché al di là del software, la vita quotidiana, visto che oggi abbiamo parlato di domotica, io introdurrei l'ultimo. Abbiamo perso Marino, proprio sul finale. Ecco, No, approfitterei per introdurre l'ultimo argomento, che è quello dell'IFA. L'IFA è una fiera che si tiene a Berlino, che quest'anno ha compiuto i suoi 100 anni, pensate, ed è dedicata appunto agli elettrodomestici. In particolare il focus in questo momento è proprio tutta l'elettronica, la domotica, eccetera, eccetera. E io personalmente, e poi magari sentiamo in chiusura Rocco, però personalmente, al di là di tante idee molto interessanti che possono essere presentate in ambito domotico, mi preoccupa il fatto che alcuni elettrodomestici sono dotati, come le ultime lavatrici, di un touchscreen. E su questa cosa naturalmente noi stiamo cercando, con le nostre possibilità, di quantomeno arginare con la possibilità di utilizzare un'app, cioè che tutti questi elettrodomestici dotati di touchscreen li possiamo utilizzare anche noi. Poi si sono viste cose mirabolanti, lo stand Samsung, un'eleganza estrema, addirittura anche nella visione. Per i povedenti posso dire che la tecnologia dei micro LED, un po' come è stata l'OLED fino ad oggi, è una tecnologia straordinaria per la visione, e speriamo che i prezzi si abbassino, perché naturalmente, come è avvenuto con l'OLED, i prezzi sono ancora molto alti. Poi si sono visti tanti robot, diciamo aspirapolveri, piuttosto che altre soluzioni. La introduzione dell'induzione, cioè la possibilità di utilizzare degli elettrodomestici a batterie che noi appoggiamo sul nostro piano della cucina e automaticamente si ricaricano, un po' come avviene col MagSafe nel caso degli iPhone, cioè la possibilità di, attraverso un contatto senza collegare un cavo, di ricaricare questi elettrodomestici. Ecco, questo è un po'
in sintesi, però io a questo punto lascerei l'ultima parola a Rocco, perché anche lui ha cercato di vedere diciamo quali possono essere le cose più interessanti nell'ambito di questa fiera, che naturalmente noi abbiamo monitorato, perché è sicuramente l'evento più importante in Europa. È un evento importante, quindi giusto che l'hai nominato e l'hai citato, Marino, come sempre. Marino? Sono qua, non okay. So se... Eh sì, è importantissima, noi okay. Siamo malati. Ora sentiamo un po' male. Sente? Ora sì, va bene però. Ogni tanto la linea fa la... I capricci. Ok. Vai. No, dicevo che comunque siamo... Fai capricci? Fai capricci la ecco. Linea, sì. Ho cambiato location, qui va meglio? Sì, si sente. Ok, benissimo. Chiedo scusa agli amici alla radio. Allora, diciamo che è una kermesse mondiale davvero importantissima, anche perché si presentano tutti i grossi brand, da Samsung, a Sony, LG, insomma c'erano un po' tutti. E ci sono delle cose davvero interessanti, soprattutto adesso che è arrivata l'IA un po' a tutti i livelli, quindi ce l'abbiamo ormai in tutti gli elettrodomestici, in tutte le TV, insomma. E non è lì per caso, ma è lì per semplificarci la vita. Ad esempio c'è un forno della Hisense, che è un'azienda che nominiamo DAP, per ora ancora non è allineata con i parametri di accessibilità che intendiamo noi, però vediamo. Comunque questo forno qui in sostanza ha delle telecamere interne che rilevano il piatto, quindi che ne so, io faccio pollo e patate, lo metto all'interno del forno, automaticamente la telecamera lo inquadra e rileva che è pollo e patate, quindi fa partire, dice hai fatto pollo e patate, ok, io lo cucino. Quindi anche per chi magari non è molto pratico di gradi, temperature, riscaldamento e quant'altro, è in grado magari di farsi un bel pollo con le patatine croccanti. E questo è un esempio soltanto, ma ce ne sono davvero tantissime. Io inviterei tutti gli amici che sono interessati a fare un giro su YouTube, perché poi tutti i massimi nomi, no? Tipo, che ne so, Andrea Galeazzi o The Princess, le ragazze che abbiamo avuto in diretta anche qui su Orizzonti, fanno proprio una panoramica generale di quante curiosità e non solo, quanta tecnologia è in arrivo. Proprio nelle case di tutti, e arriverà anche presto. Io posso fare una battuta sul forno? Di. Faccio il pesce al cartoccio, com'è la questione? presumo che... Vabbè, sì, perché se lo metto dentro il Domopack non... Ti farà la domanda, cosa hai messo nel Domopack? Va bene, siamo arrivati, mi sembra, in chiusura, non vogliamo andare oltre naturalmente per il palinsesto radiofonico. Siamo in perfetto orario, Marino, siamo in perfetto orario. Benissimo, per me è stata un'esperienza originalissima, vi ricordo iTech naturalmente la prossima settimana, in cui ci ritroveremo per parlare di tante cose con il nostro Rocco che ne cura la regia. E io chiudo con una frase che di solito dicono i giornalisti, qui Fiumicino, a voi Roma. va bene, come gli inviati dai campi di calcio, questa volta dalle piste, dalle piste insomma di d'aereo. E quindi noi ti ringraziamo, come ringraziamo tutti voi che avete partecipato a questa trasmissione di Orizzonti Multimediali. L'appuntamento è per il secondo mercoledì del prossimo mese, naturalmente, quindi il 9 di ottobre. E allora non ci resta che a seguire tutti quanti i consigli e continuare a riascoltare, per chi fosse intervenuto solamente alla fine, questa bella trasmissione con tanti spunti e tanti argomenti. Noi diamo appuntamento con Orizzonti Multimediali al 9 di ottobre. Adesso restate collegati con noi.